Assolutamente. A questo punto diamo la parola a Raniero Lavalle, firmatario dell'appello per la pace, terra e dignità, oltre che ex senatore, e poi prenderà la parola Eliana Riva, storica e giornalista, a cui daremo la parola dopo. Prego. Ma anzitutto si sente, non lo so. Anzitutto bisogna dire che questa guerra di Gaza non è una guerra, perché chiamarla così sarebbe una diffamazione perfino della guerra. Nella guerra uccidere è un mezzo, non è il fine. Si deve uccidere in guerra per raggiungere determinati obiettivi, determinati risultati, ma a Gaza l'obiettivo, lo dice anche il Corriere della Sera, sono i palestinesi da uccidere, in quanto Hamas o in quanto scudi umani di Hamas, che è poi tutta la popolazione palestinese di Gaza. L'altro giorno il candidato a sostituire Netanyahu al governo di Tel Aviv, come programma per farsi eleggere, ha detto che vuole vincere l'odio che oggi serpeggia dentro lo stesso Israele, tra gli stessi israeliani, e uccidere tutti quelli che hanno fatto il raid del 7 ottobre. Quindi l'obiettivo, la promessa elettorale di questo successore di Netanyahu è di uccidere tutti quelli da cui Israele è stata colpita il 7 ottobre. Ora però l'altro luogo comune è di dire che Israele ha il diritto di difendersi, però la difesa non è uccidere fin dall'incubatrice il futuro nemico, perché questa scena dei bambini usciti dall'incubatrice che come fagottini sono lì pronti a essere buttati nella discarica, se è una prevenzione della difesa, beh, è una prevenzione che arretra molto nel tempo, più ancora di quella di Erode, addirittura i bambini dentro l'incubatrice o l'utero materno. La verità è che a Gaza è in corso una distruzione totale, una sorta di delenda Cartago. E siccome adesso abbiamo poco tempo, io affronterò solo un problema di questa complessa situazione. E la domanda è: chi è l'artefice di questa sciagura, di questi delitti? Chi è l'artefice di questa scenografia della fine? Perché siamo di fronte a una specie di rappresentazione della fine, non solo per Gaza, non solo per Israele, ma forse per tutti. Allora è chiaro che l'orrore in corso a Gaza deve essere messo in capo allo Stato di Israele come tale. Ma che cos'è lo Stato di Israele? Lo Stato di Israele si dichiara nella sua legge di rango costituzionale, che è stata approvata nel 1918, come il composto di tre elementi, di tre realtà. Primo, la terra di Israele è la patria storica del popolo ebraico in cui lo Stato di Israele si è insediato. Secondo, lo Stato di Israele è la patria nazionale del popolo ebraico in cui esercita il suo diritto naturale, culturale, religioso e storico all'autodeterminazione. Terzo, il diritto di esercitare l'autodeterminazione nazionale nello Stato di Israele, cioè i diritti politici, è esclusivamente per il popolo ebraico. E con ciò i palestinesi, lo Stato palestinese, sono esclusi per sempre. Allora, è questo lo Stato di Israele che oggi sta compiendo questa azione a Gaza? E allora dobbiamo chiederci a chi veramente sono attribuibili queste azioni. Non si possono attribuire queste azioni al popolo ebreo come tale, né alla religione di Israele, né al messianismo della fede, che sono i tre elementi che sono impliciti in quella definizione di Israele che è data nella legge fondamentale. Gli autori non sono questi, perché l'errore, se non la blasfemia,
è proprio quello dell'attuale Israele che si definisce come uno Stato ebraico. È uno Stato, ma non può essere uno Stato ebraico. Può essere uno Stato così come l'ha definito Hobbes e come poi gli Stati si sono configurati nella modernità, in questo non c'è dubbio. È uno Stato, è lo Stato Leviatano che nasce dalla paura, che reagisce all'uccisione a cui tutti sono soggetti nello Stato selvaggio, è lo Stato che vuole dare sicurezza, è lo Stato che si fa uomo collettivo, che si fa macchina, che è sovrano su tutto e non riconosce alcun altro sopra di sé. Ed è lo Stato che si erge, così come è stato definito, come un Dio mortale, così come esplicitamente è stato definito da Thomas Hobbes, per distinguerlo dall'altro Dio, sicché all'homo homini lupus si sostituisce l'homo homini Deus. Ma non c'è, se questo è lo Stato, e anche lo Stato di Israele, non ci può essere altra realtà più lontana e opposta alla fede di Israele, al rapporto del popolo ebreo con il suo vero Dio, con la sua vera legge, o Torah, come la si voglia chiamare. Non c'è opposizione più che questa, più grande alle sue vere scritture messianiche. Non è possibile che dal ceppo dell'ebraismo, da cui sono venuti fuori i grandi profeti, i salmisti, lo stesso Gesù, per non parlare dei grandi rabbini, testimoni e sapienti che sono loro seguiti nel tempo fino a oggi, da Rabbi Akiva a Benazzai, ad Arthur Green, a Yehuda Elkanah, a Sholem, Herzog, Jacob Taubes, Bruno Segre, per fare solo qualche nome di La sua autori. massima importanza non vient préparer ce mariage avec Saint Alphée. Alors, au niveau sémantique, j'ai Non è possibile che dalla fede di Israele, che è stata testimoniata da questi grandi testimoni anche del passato, possano derivare comportamenti come quelli a cui si stanno abbandonando lo Stato e l'esercito di Israele a Gaza, così come nella colonizzazione della Giordania. Anche a voler ammettere una interpretazione fondamentalista e letterale della Bibbia, non si può far risalire al Dio unico di Israele l'avallo della carneficina in corso. Non si capirebbe altrimenti il rapporto d'amore oggi ristabilito tra ebrei e cristiani, tra palestinesi ed ebrei, come ci ha detto anche Ali Rashid. Non si potrebbe capire la nostra etate, la dichiarazione del Concilio Vaticano II, non si potrebbe capire il trasporto con cui Papa Wojtyła ha definito gli ebrei i nostri fratelli maggiori, né si potrebbe capire il dolore che molti sinceri cattolici oggi hanno per il fatto di non potersi riconoscere in questa Israele qui come paese in cui vivono gli ebrei. Quindi non può essere la fede. Ma tantomeno può essere il messianismo di Israele che produce queste azioni. Perché se l'errore di tanta teologia cattolica è stato quello di avere fatto del messianismo una categoria escatologica rimandata a un imprecisato futuro, tanto da meritarsi l'accusa di alienazione, di disperdere i tesori nei cieli, invece nell'ebraismo rabbinico il messianismo riguarda la storia presente, riguarda questo mondo qui, però, secondo l'ebraismo rabbinico, la promessa messianica si sarebbe dovuta realizzare non per opera umana, non si doveva incalzare il Messia, non si doveva forzare la fine. E perciò la spiegazione della nascita dello Stato di Israele, che gli studenti stranieri di ebraico si sono sentiti dare dal direttore sionista della scuola di Gerusalemme, che disse il Messia non è venuto e allora siamo venuti noi, questa tesi è assolutamente inaccettabile per l'ebraismo tradizionale. Né naturalmente l'artefice di tutto ciò,
si può fare risalire a tutto il popolo ebreo come tale, perché se noi dicessimo questo, se noi accettassimo l'idea che quello che si sta compiendo viene compiuto dallo Stato in quanto Stato degli ebrei, ricadremmo sì nel razzismo, ricadremmo nella idea dello Stato etnico, ricadremmo nell'idea che produce l'antisemitismo. Quindi l'affermazione da fare qui, che il vero antisemita oggi è il governo di Israele, il vero antisemita, quello che sta producendo questa ventata di ripresa dell'orrendo antisemitismo in tutto il mondo, è il governo di Israele che sta facendo queste azioni, imputando queste azioni alla fede di Israele, al messianismo di Israele e al popolo ebraico. Questo è ciò che noi dobbiamo negare, dobbiamo in radice escludere. E allora, per concludere, qual è il vero dov'è che sta il buco nero di questa catastrofe? È nella concezione dello Stato, che guardate, non riguarda solamente lo Stato di Israele. È la concezione dello Stato che quando si ritiene un assoluto la sovranità sopra qualunque altra cosa, lo Stato che può fare qualunque cosa, la ragione di Stato, quando si unisce ad altri assoluti, che sia una religione, che sia un mercato, che sia una finanza, che sia un'etnia, che sia un popolo, quando questi assoluti si uniscono, allora questo Stato è la causa delle uccisioni, dei genocidi, delle oppressioni, delle distruzioni. Quindi la vera questione che viene riproposta è la questione dello Stato, come lo dobbiamo rinnovare, come lo dobbiamo cambiare, come lo dobbiamo riformare, perché certo la soluzione non può essere quella di abolire lo Stato e neanche credo in Palestina la soluzione può essere quella di fare a meno della entità, della figura dello Stato, ma bisogna inventare uno Stato in cui le sovranità siano condivise, che non siano stati esclusivi dell'una o dell'altra etnia, ma siano stati aperti all'eguaglianza, all'incontro, alla collaborazione di etnie diverse, di culture diverse, di religioni diverse, con una distribuzione di poteri, con una comunità di vera identità all'interno di un. E anche quindi questo fatto ormai che è stato reso impossibile, è stato giustamente ricordato, ma come si fanno i due stati, di due popoli in due stati, quando ormai la Cisgiordania è resa a brandelli e dove i palestinesi sono costretti in piccole enclave? Come si fanno due territori per due stati? Bisogna inventare un altro modo di stare al mondo, un altro modo di stare dentro una comunità politica, perché solo questo è possibile fare e solo questa è la soluzione possibile.